Credo che al di là della partita dell'andata, che è stata, penso, insieme a quella con Novara, forse le più brutte che abbiamo fatto quest'anno, è una partita importante per tanti motivi, prima di tutto per la classifica, perché veniamo da un punto in 3 partite, anche se a parte Novara penso le prestazioni sono state buone, e comunque dobbiamo riprendere la marcia per restare agganciati al treno playoff. Senti, la vittoria mancata la prima giornata del girone di ritorno del derby con la Salernitana, poi due pari, due sconfitte. Che cosa è successo all'Avellino? Perché questo rendimento? Avete provato a darvi una spiegazione? Hai provato tu, riflessi come sei, appunto come sei, proprio dato una spiegazione? Cosa è successo a questa squadra? Tra l'altro la coincidenza, soprattutto il mercato, può essere un fattore che ha influito anche il cambio d'assetto dell'Avellino nel modulo, ma parzialmente anche nei ruoli. Ma è chiaro che può essere questa una lettura, ma non penso sia quella principale. E comunque penso che venivamo da una serie lunga di risultati, 7 positivi. Come ho detto prima, penso che al di là di Novara, che è stata una partita totalmente storta e sbagliata da parte nostra, le altre due con il Cagliari abbiamo giocato 70 minuti in 10 e per poco riuscivamo a portare a casa comunque un punto che penso meritavamo. E sabato col Bari credo che meritassimo qualcosa in più per quello prodotto soprattutto nel secondo tempo. È chiaro che c'è stata una leggera flessione, però penso sia abbastanza normale in un campionato lungo e credo soprattutto dopo 7 risultati utili consecutivi, magari ci sta un momento meno positivo. Mariano, buonasera. Grande girone è andato il tuo, poi è arrivata l'esplosione con l'infortunio alla caviglia a Cesena. Un po' sulle tue condizioni, come procede il recupero, ti abbiamo messo stringente dall'intambo a Novara, che è già molto meglio contro il Bari. Sì, ho avuto questo problema alla caviglia con interessamento del legamento, quindi i tempi si sono un po' allungati, un po' fastidiosa la caviglia, però piano piano sabato col Bari già andava molto molto meglio e spero di stare al top a Vicenza, perché comunque sono 2 settimane che riesco ad allenarmi quasi al 100%, quindi piano piano è passato. Senti Mariano, contro il Novara avete pagato un quarto d'ora di totale blackout, contro il Bari c'è stata una partita in crescendo, siete venuti fuori nel secondo tempo, però finite sempre per pagare la non costanza proprio nell'andamento durante la partita. Sarà determinante di qui in poi cercare di evitare questi blackout, ci state lavorando? È chiaro che dobbiamo limitarli al minimo perché anche a Modena abbiamo avuto, dopo il gol loro, un quarto d'ora dove potevamo prendere il secondo. Quello che è accaduto poi a Novara. Quindi è chiaro che quando giochi contro squadre di qualità non ti puoi permettere di avere questi momenti di sbandamento. Ci sta in una gara, nell'arco di 90 minuti, soffrire, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, però un conto è saper soffrire, un conto è avere 20 minuti di totale sbandamento che poi ti possono condizionare tutto il resto della partita. Quanto riguarda invece l'assetto nuovo dopo il mercato di riparazione del centrocampo, è tornato come compagno di reparto Paghera, l'intesa sta crescendo, ecco come ti trovi a giocare con Paghera? Abbiamo giocato quasi 60 minuti insieme perché solo sabato, però mi trovo bene con Fabrizio, un giocatore di qualità, quindi l'intesa è buona. Quarto miglior attacco, terza peggior difesa, quale può essere il contributo che il centrocampo anche in termini di filtro può dare per migliorare questo score? L'equilibrio sembravate averlo trovato soprattutto sul finire del girone di andata, poi forse è stato perso un po' per l'ultima partita. Sì, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio, i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Poi penso che nelle ultime 5 di
di andata abbiamo trovato un certo equilibrio, abbiamo fatto mi sembra 3-4 partite senza subire gol. Poi è chiaro che a Novara abbiamo avuto, per certi versi sembrava la partita col Vicenza in casa. È stata più o meno simile. È chiaro che bisogna tutti insieme, non è un reparto che fa la fase difensiva, la fase offensiva, ma bisogna migliorare la squadra e soprattutto migliorare e saper leggere bene i momenti di una partita, quando devi soffrire, quando magari ci sta che vai anche sotto, non devi avere quei momenti di sbandamento che abbiamo avuto con Modena e Novara, perché poi ti possono condizionare, come ho detto prima, il resto della partita. Che affronterete alla prossima Vicenza che ha lo stesso percorso dell'Avellino nel girone di ritorno perché ha vinto la prima contro il Modena, poi ne ha pareggiate due, perse altrettante. L'Unione della Sorte come annullare, troverete una squadra arrabbiata che vuole il riscatto, peraltro pressioni anche su Marini questa settimana. Quali fattori secondo te conteranno in campo? Quelli di sempre, quelli di tutte le partite, la voglia di prevalere sull'avversario, secondo me quella è fondamentale, l'intensità che dobbiamo metterci, che non può mai mancare per le caratteristiche della nostra squadra. Poi troviamo una squadra, secondo me, forte che la settimana scorsa ha messo in difficoltà il Pescara e era in vantaggio fino al 93esimo, quindi sicuramente sarà una partita difficile, ma noi ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto in quasi tutte le partite. Presidente D'Acquola, nell'ultima puntata di Idea di Sottoceano, ha detto che nei prossimi 2 anni Basten e Insigne in Serie A. Tu che ti cedi un giorno con loro, li vedi all'opera, sei un veterano. Che sensazione hai sul grado di maturazione di questi calciatori, in particolare su Insigne, che ancora una volta è stato decisivo subentrando nel ritorno? Sono giocatori giovani di grande qualità e di grande prospettiva. Credo che il presidente abbia ragione. Se continuano a crescere come stanno facendo, sicuramente l'età è dalla loro parte, quindi possono tranquillamente giocare in Serie A. L'ultima partita contro il Bari vi ha tolto praticamente dalla zona playoff. Questa situazione vi crea più pressioni oppure continuate a ragionare guardando una gara per volta senza preoccuparvi almeno al momento della classifica? No, noi è chiaro che la classifica la guardi, però dobbiamo sempre pensare una partita alla volta, perché se pensiamo che prima delle 6 vittorie consecutive eravamo in zona di retrocessione, quindi non la guardavamo allora, non la guardiamo adesso, però è chiaro che pian piano che vanno avanti le partite diventano sempre meno, quindi devi restare agganciato per forza di cose ai playoff. L'ultima chiusa è sicuramente sui tifosi, frase retorica, però così come hanno dato spettacolo, lo faranno anche a Vicenza perché si prevedono centinaia di presenze a Romeo Menti. È questa un'arma in più sempre per voi? È chiaro che secondo me noi abbiamo una tifoseria che in Serie B è forse un lusso per i tifosi che porta in casa, ma soprattutto fuori casa, perché i numeri parlano. E noi ci devono comunque dare quel qualcosa in più ed essere da stimolo per fare sempre meglio.